Oggi vi accompagno in una nuova avventura. Inizio adesso, siamo ad agosto, è il momento giusto. In questo video vi parlo dello zafferano, vi parlo come mi sono avvicinato a questa spezia, a questo oro rosso, perché signori, questo è veramente quanto di meglio possiamo ottenere dalla terra per quanto riguarda il prezzo al grammo e per quanto riguarda la bellezza dei fiori, insomma, e il tipo di coltivazione. Vi parlo un po' di che cos'è lo zafferano, del sesto d'impianto, del terreno, del clima. Ecco, questo è il mio cassone per l'esperimento, perché io, a differenza di tutti i video che avete visto sul web sulla coltivazione dello zafferano, siccome sono un po' più curioso della norma, io lo coltiverò con il metodo no dig nel compost, quindi sarà un video unico, non ne vedrete altri così, almeno io non ne ho visti. Seguitemi in questo video perché vi accompagno in questo mondo da neofita, perché sto iniziando adesso lo studio sullo zafferano. C'è tutto uno studio dietro che io ho iniziato da un paio di mesi e di cui vi parlerò nel corso del video. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, lo zafferano. Vi do qualche informazione tecnica. Poi, dal momento che le immagini sono statiche e non mi piacciono, vi farò vedere, mentre parlo, alcune foto prese dal web, ovviamente, relative a ciò di cui vi sto parlando. Allora, partiamo dall'inizio. Lo zafferano è una spezia derivata dal bulbo Lecrocus sativus. La tecnica di lavorazione può essere annuale o poliennale. Su questo punto ci arriveremo tra un po'. Sappiate solo che io qui farò il ciclo poliennale, perché su questa distinzione tra annuale e poliennale cambia anche il sesto d'impianto e il tipo di lavorazione che c'è da fare lungo il corso dei mesi. Quindi io farò il poliennale. Sul mio blog, su unorsoincampagna.com, troverete un buon articolo, spero, ricco, con alcuni spunti interessanti e con rimandi a siti e a persone che ne sanno più di me, insomma. Come vi dicevo, sono all'inizio di questa avventura. Ho studiato per un paio di mesi, ma ovviamente le cose da imparare sono tantissime. Vi anticipo solo che io sto cercando di imparare non a spizzichi e bocconi, ma sto seguendo un corso, Zafferano Pro, che lo ha realizzato tra l'altro il fondatore di Orto da Coltivare, che è a sua volta un produttore, un coltivatore di zafferano. Quindi mi sono affidato un po', insomma, a chi ne sa più di me e chi lo fa per mestiere. Questo è importante. Prima di parlarvi dello zafferano, sappiate che se dovete fare una cosa del genere, un investimento, perché questi sono soldi, bisogna studiare un attimino, perché buttare così le cose alla rinfusa, poi si perdono soldi, si perde tempo. Sto seguendo questo corso, poi se vi interessa vi lascio i link in riferimento. Investire sulla propria cultura io penso che sia l'investimento migliore che uno possa fare, comunque ve ne parlerò poi più avanti. Allora, parliamo un attimino. Cormi, spate, fiori, stimmi, bisogna fare la conoscenza un attimino di alcuni termini. Allora, il bulbo dello zafferano, questo è uno splendido bulbo, è noto anche come cormo. A un certo punto vedrete che dopo l'estate inizieranno a sviluppare, se messi a dimora nel momento giusto, alcuni getti. I getti si chiamano spate. Dalle spate si sviluppano foglie sottili di colore verde. Queste foglie seguono poi un andamento strisciante. Tutto il terreno si colora di un bel colore verde. Contemporaneamente all'emergere delle foglie appare un fiore di tonalità viola. Dal fiore si estrae la preziosa spezia. Sono tre stimmi per fiore e gli stimmi sono di colore rosso, che vanno poi divisi dal polline, che è di colore giallo. Vanno estratti a mano uno a uno e poi vanno essiccati. Perché lo zafferano costa così tanto? Perché c'è un lavoro manuale completo dietro, non c'è nulla di meccanizzato. L'unica cosa che si può meccanizzare, se lo volete, ma non è il mio caso perché io lo coltivo nei cassoni, è la pulizia del terreno intorno, che si può fare con rasaerba, tosaerba, motocoltivatori, se non volete lasciare inerbito. Ma anche qui ci sono un paio di scuole di pensiero per quanto riguarda la lavorazione, e qui introduco il discorso della manutenzione che c'è da fare sul verde. Quando ormai le stagioni sono andate avanti, ovviamente cresceranno le infestanti. Le infestanti si possono eliminare completamente, quindi utilizzando un motocoltivatore, una motozappa, o si può lasciare inerbito selezionando le erbe da tenere e quelle no. Ad esempio, le graminacee vanno estratte tutte, ma le erbe fittonanti, che hanno un fittone, erbe del genere hanno la capacità di bucare il terreno e di arieggiarlo. Quindi chi ne sa più di me tende a selezionare le erbe, quelle infestanti, e lasciare quelle che appunto possono avere una qualche funzionalità sulla salute del terreno. Siamo già andati troppo avanti, torniamo un pelino indietro. Parliamo un attimino del
ciclo vitale dello zafferano. La fioritura dura circa un mese e si verifica approssimativamente tra metà ottobre e metà novembre. Tutto ciò che noi vediamo dello zafferano sui siti web, i fiori, in pratica sono soltanto da ottobre a novembre. Il ciclo vitale dello zafferano segue un po' l'inverso del ciclo vitale delle piante che abbiamo noi nell'orto, ovvero, e ci arriveremo, ad agosto, a luglio-agosto, quando l'orto è al massimo dello splendore, lui in realtà, lo zafferano, è praticamente morto, si è ritirato sottoterra e lo vediamo tra un attimino. Abbiamo detto tra ottobre e novembre abbiamo la fase della fioritura, dopo la fioritura avviene la crescita vegetativa e arriviamo fino in primavera. Durante questi mesi le foglie si allungano per catturare la luce solare necessaria alla fotosintesi. Verso aprile-maggio, con l'aumento delle temperature, il suolo si riscalda e lo zafferano inizia un processo di disseccamento. Tutto ciò che è stato prodotto fuori terra viene risucchiato praticamente all'interno del bulbo, che così riacquista tutte le sostanze nutritive di cui ha bisogno per poi cominciare la fase di moltiplicazione. I bulbi si moltiplicano, quindi per avere uno zafferano bello dobbiamo avere veramente molta cura dei bulbi. La coltivazione è sui bulbi, non sui fiori. Ad agosto è possibile espiantare i bulbi e trapiantarli da un'altra parte, oppure, come nel mio caso, impiantarli veramente da zero. Ad agosto i bulbi hanno questa forma qui. Se è andato tutto bene si saranno moltiplicati, quindi se abbiamo l'esigenza di ampliare il nostro zafferaneto li possiamo trapiantare, altrimenti li possiamo vendere e questa è un'altra fonte di guadagno. Parliamo di coltivazioni di chi ha migliaia di bulbi, ovviamente io ne ho presi soltanto 200, quindi sicuramente per qualche anno non li potrò vendere. Dietro lo zafferano c'è un mondo e dal momento che parliamo anche di soldi, perché è una delle spezie che rende di più sul mercato, al netto di tutto il lavoro manuale che c'è dietro, questo non bisogna mai dimenticarlo, eh. Quindi ci sono informazioni più attendibili e altre meno. Ad esempio, la vendita al dettaglio di stimmi interi di zafferano essiccati, un grammo di questo viene venduto mediamente intorno ai 25-30 euro. Sono tanti soldi, tenete conto però che per fare un grammo di zafferano intero essiccato italiano, perché qui c'è la grossa differenza rispetto al mercato estero, occorrono dai 100 ai 150 fiori. Ogni bulbo di queste dimensioni, questo è molto grande, è un 4 cm e mezzo circa di diametro, può nelle migliori condizioni produrre 4-5 fiori. Ogni fiore ha 3 stimmi, quindi vi rendete conto che 100-150 fiori per bulbi del genere, fatevi voi i conti di quanti bulbi occorrono. Bulbi più piccoli, questi sono da 3 cm circa di diametro e sono ancora di ottima qualità, di ottima pezzatura, possono arrivare a fare un paio, 2-3 fiori, ecco, non di più. Poi ci sono i bulbi più piccoli sotto i 3 cm, costano molto meno ovviamente e possono arrivare a fare un fiore. Ovviamente l'anno dopo, se le condizioni del terreno sono idonee, si moltiplicano e si ingrossano e quindi possiamo poi avere una produzione maggiore. Parliamo adesso del terreno. Io ho qui un cassone da 4,20 m per 1,20 m. Il sesto di impianto dello zafferano nella coltivazione poliennale è di circa 14 cm, 15 cm di profondità e un 10-12 cm tra un bulbo e l'altro. Ora vi introduco la differenza tra la coltivazione poliennale e quella annuale. Nella poliennale io metto i bulbi e per 3-4 anni non li tocco più. Nella coltivazione annuale invece ogni anno espianto i bulbi dell'anno prima e li trapianto da un'altra parte. Pro e contro in entrambi i casi, insomma. Nella poliennale ho un controllo delle infestanti un pochino più impegnativo, perché nel frattempo le infestanti vengono fuori. Voi immaginatevi un cassone così, 3 anni di coltivazione, cosa può venire fuori? Quindi qui ci sarà un lavoro manuale da fare importante. Nella coltivazione annuale invece è molto più semplice controllare le infestanti. Dov'è la differenza grossa? È che nella coltivazione annuale, appunto, ogni anno bisogna espiantare i bulbi o i cormi e metterli da un'altra parte, mentre nella poliennale questo lavoro io non lo faccio e quindi mi sono risparmiato decine e decine di ore di lavoro, soprattutto se si fa tutto a mano e soprattutto se io devo preparare un altro cassone come questo. Sempre parlando di terreno, il pH qui è molto importante. Allora, se dovete iniziare una coltivazione del genere, è importante che voi facciate esaminare il vostro terreno, o se siete in grado di farlo voi, e vi spiego come farlo. Si acquistano o le cartine tornasole o i pH-metri, sono degli accessori con una scala graduata, costano 10-15 euro, ve lo metto qui in sovraimpressione. Si bagna il terreno, si infilano gli elettrodi nel terreno e lui vi dice quanto avete di pH. Questo ha un pH 7 più o meno, che è neutro. Lo zafferano richiede un pH neutro, può variare tra questi parametri 6,5-7,5, quindi se avete un terreno che ha caratteristiche diverse o lo
lo aggiustate come pH o dovete cambiare terreno. Questo è un 7 e sono molto contento perché non l'avevo ancora mai analizzato, quindi è stata questa l'occasione buona per farlo. Allora, vediamo un po' messa a dimora dello zafferano. Prima però vi faccio vedere un attimino la differenza tra i cormi delle dimensioni. Allora, questo abbiamo un 4,5 che è un bellissimo cormo. Un cormo così sul mercato non costa meno di 0,30-0,40 euro. Se è certificato come certificazione biologica sfioriamo gli 80 centesimi, un euro, e sono tanti soldi. Tenete conto che uno zafferaneto per avviarlo occorre qualche migliaio di bulbi. Questi sono leggermente più piccoli, li ho presi di due qualità. Questo è un 4 centimetri, quelli più piccoli che ho, eccolo qui, 30-35 millimetri. La classificazione dei bulbi può avvenire sia come diametro che come circonferenza, quindi troverete 8 più 9 più e quant'altro, oppure come diametro, e li trovate sia come prezzo singolo, un tot al pezzo, e sia come prezzo al chilo. Ora, differenza principale tra i bulbi italiani e i bulbi olandesi: quelli italiani costano un po' di più ma hanno una qualità assolutamente migliore. E l'ultimo consiglio che mi sento di darvi: se volete intraprendere questa attività, ma anche soltanto come produzione casalinga, io con 200 bulbi ne ho altri di là, farò giusto giusto il raccolto per me, per la famiglia, e per cominciare a capire se fa per me o meno per mettere su uno zafferaneto l'anno prossimo. E quindi sto studiando sia la parte teorica con il corso che la parte pratica sul campo. È importante questo doppio passaggio. Se acquistate bulbi italiani, vi darò poi il link di dove acquistarli, perché c'è una rete di buoni fornitori italiani, non ci guadagno nulla, vi faccio vedere il link da dove poterli acquistare, da dove li prenderò anch'io il prossimo anno. Il consiglio è quello di acquistarli da due fornitori diversi, in modo tale che se c'è una partita che ha qualche malattia fungina, che non lo sappiamo, il fusarium è la peggiore che possiamo avere su questi tipi di bulbi, ecco, almeno così salviamo un lotto a discapito dell'altro. Ok, bando alle ciance, abbiamo detto circa 14-15 cm di profondità, quindi mi aiuto con le mani perché questo è molto friabile, l'ho messo stamattina e ancora è molto molto sciolto. I bulbi vanno posizionati con il getto verso l'alto. Ecco qui. Abbiamo detto distanza 10 cm uno dall'altro circa. Ora io, per farvi vedere di cosa stiamo parlando, dal centro al centro sono, li posiziono lì e vado avanti così. Vedete, io avevo pulito tutto il terreno prima, ma ecco, questo terreno qui precedentemente avevo messo le patate e ho fatto un raccolto eccezionale per i miei standard, insomma. Ecco qua. Nel frattempo che vado avanti vi parlo ancora di qualche aspetto. È tutto scritto sul mio blog, se volete dargli un'occhiata, se vi interessa come cosa, perdeteci qualche minuto della lettura perché vi può davvero essere utile. Irrigazione: abbiamo bisogno soltanto di un po' di acqua durante la fioritura e in primavera, marzo, aprile, così che lui cominci ad assumere e a conservare amidi e tutte le sostanze che gli servono per poi arrivare ad agosto moltiplicato e sicuramente più grande. Altro non ha bisogno. Non teme il gelo. Tenete conto che viene coltivato anche a qualche centinaio di metri di altezza, leggevo anche di 800-900 metri di altezza. In quel caso si potrà piantare leggermente più profondo, la terra lo proteggerà dal gelo, ma non ha assolutamente problemi di gelo. Quindi il nostro paese, per quanto riguarda il clima, per lo zafferano è idoneo, va benissimo più o meno a tutte le latitudini. Concimazione: va fatta una concimazione di fondo verso dicembre-gennaio con stallatico pellettato e quant'altro. Io non uso niente perché questo è un compost veramente molto molto ricco, mi ci sto trovando bene e sto avendo ottimi risultati su tutte le colture che ho, tranne le semine, ma questo è un altro discorso. Distanza tra le file 10 cm, quindi quando aprirò la fila a fianco in automatico si chiuderà la prima che ho fatto. Guardate che bulbo, questo come minimo, se va tutto bene, mi farà 5-6 fiori. Vi ribadisco, se avete intenzione di provare questa coltivazione, partite piano, 200-300 bulbi per iniziare, vi lascio poi il link di dove acquistarli, provate un annetto, dopodiché se vedete che la cosa vi piace, se avete il terreno già di proprietà come nel mio caso per fortuna, se avete la possibilità e la voglia di intraprendere questa attività, informatevi alla Coldiretti per quanto riguarda le agevolazioni, per quanto riguarda le autorizzazioni che occorrono, informatevi da un commercialista per quanto riguarda la partita IVA, ma ci sono quelle agevolate fino a 7.000 euro per quanto riguarda la coltivazione
del terreno, insomma, che sono molto molto interessanti, perché tanto 7.000 euro all'inizio non si faranno di sicuro. Valutate di fare un business plan se volete partire con questa attività. Io per adesso sto soltanto studiando un po' se fa per me. Ok, vado avanti. Allora, due parole soltanto sul corso. Visto che ho un sito web pure io e ho un canale piccolino YouTube, insomma, visto che ho qualcuno che mi segue, e ho chiesto se era possibile avere un po' di sconto per voi, e mi è stato concesso una buona percentuale di sconto, quindi andatevelo a vedere se vi può interessare, se può fare al caso vostro, lo acquistate. Ci sono delle lezioni gratuite prima da vedere, quindi guardatele, valutate, fate i vostri conti, a prescindere dall'acquisto del corso o meno. Se dovete fare comunque un salto del genere, informatevi, studiate, non partite così senza preparazione, perché poi peccato, si perdono soldi e si perde materiale, si perde tempo. Lo zafferano può essere una buona attività a corollare di altre che ne avete, o come un secondo lavoro, se si affrontano i temi nel modo giusto e con le tecniche corrette. Quindi, come vi dicevo prima, il primo anno studiate, guardate, fate qualche test e poi eventualmente il secondo anno partite con la coltivazione di zafferano. C'è una bella rete italiana di coltivatori. C'è anche all'interno del corso la possibilità di vedere tutte le varie forme di vendita dello zafferano, perché vendere lo zafferano è importante come coltivarlo, perché è inutile coltivarlo a scopo di vendita se poi non si riesce a vendere, o se lo si deve regalare a due soldi non è corretto neanche quello, perché il lavoro da fare è veramente molto, soprattutto tra ottobre e novembre, quando c'è la fioritura. Bene, detto questo, io sicuramente farò un altro video quando ci sarà la fioritura. Speriamo che vada tutto bene e sono sicuro che sarà uno spettacolo da vedere, con questi fiori viola e questi stimmi all'interno contornati dal polline giallo. Io penso che sarà veramente un bello spettacolo. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, lasciate un like, condividete con i vostri amici se qualcuno ha questa intenzione o questa curiosità sullo zafferano. Guardatevi qui sotto in descrizione tutti i link che vi do per le varie risorse, compreso quello del mio blog. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.